proprio alla genesi del messaggio che vi dico oggi è stato la riflessione che ho fatto anche pubblicamente su un paio di post che sono apparsi sulla pagina social del comune di Montefiascone, e dove io mi sono permesso di parlare, di dire a un paio di politici locali di cambiare la maniera di parlare, perché come si parlavano in quel momento era realmente, realmente brutto da ascoltare. Allora ho riflettuto su quello che sono realmente la maniera con cui noi ci parliamo e la maniera con cui le persone parlano, o chattano, o scrivono, o fanno cose sui social. In questo momento di contenimento abbiamo tanto tempo da passare nelle case, abbiamo tempo da ammazzare, come si dice. Oltre ai vari lavoretti che facciamo a casa, dagli infissi, scartavetrare, le inferriate, oltre alle sedute enormi sul divano che facciamo per vedere l'ennesimo film, l'ennesima serie TV, la nostra attività principale è quella di stare sui social, diciamocelo onestamente, sui social Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e tutti gli altri. Allora, ci stiamo in due maniere differenti, una come editori, per cui ascoltiamo, e un'altra come insegnanti, ovvero parliamo. Come uditori ascoltiamo e leggiamo tutto quello che viene pubblicato, come insegnanti diciamo la nostra, chiacchieriamo, assecondiamo i vari post, ribattiamo quello che ci viene proposto dalle persone e dai vari post sui social. Volendo proprio sintetizzare al massimo le opinioni, sui social ci sono normalmente due partiti contrapposti, soprattutto per quanto riguarda il momento che stiamo vivendo del Covid-19. Quelli del tutti a casa e si riparte prima, e quelli del tutti fuori perché c'è bisogno di ripartire. Questa è molto in sintesi estrema, non è così, però diciamo che ci sono questi due partiti, quelli che vogliono stare per forza isolati così da poter ripartire prima e quelli che dicono no, dobbiamo ripartire subito perché altrimenti non ci risolviamo più. E la stessa cosa si può dire del partito del tutto è vero e fanno bene i governi e quella del tutto è falso e siamo vittime di un complotto mondiale. Non voglio entrare nel merito di questi di queste due fazioni differenti, voglio soltanto fare delle riflessioni su come comportarci, soprattutto noi credenti, ma anche non soltanto i credenti, di come poter affrontare questi due partiti. In questo breve messaggio non è mia intenzione di volermi schierare. Quello che mi interessa è esclusivamente di essere concentrati su come siamo noi. Siamo sia come uditori sia come insegnanti, a cosa diamo più retta e cosa vogliamo affermare di più. In sintesi, come ci stiamo sui social? Quale messaggio stiamo ascoltando? Oppure quale messaggio stiamo insegnando? Un attimo, questo riguarda tutti, eh? Il mondo che ci troveremo dopo la bufera, dopo il Covid-19, sarà un mondo di sicuro differente da quello che noi conosciamo e la necessità di partire si scontrerà con questi due partiti differenti, quelli che dicono che era tutto vero e quelli che dicono che era tutta una bufala. Vedrete che sarà così e anche lì ci sarà da trovare una mediazione tra queste due opinioni. Sarà indispensabile in pratica trovare un punto di equilibrio per poter ricominciare al più presto. Ma questo soprattutto riguarda noi credenti. Vorrei leggere assieme a voi un passo dal Vangelo di Matteo, si trova al capitolo 5, dai versetti 13 a 16. Per chi ha la Bibbia, questa qua, questa bianca, si trova a pagina 600, al contrario, la Bibbia si trova a pagina 611. Per chi ha la Bibbia vecchio modello, quella con la copertina viola, si trova a pagina 955. Uno ha detto, ma tu c'hai la Bibbia nera? Sì, perché c'è una copertura, ma in origine era viola la copertina.
Ok, per cui Matteo 5 dal versetto 13 al versetto 16. Brano famosissimo. Gesù che parla. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, come lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Allora, come credenti siamo coloro che Gesù ha chiamato ad essere sale della terra e luce del mondo, ad essere sia alimento, qualcosa di materiale, qualcosa di fisico che si aggiunge al cibo che stiamo mangiando, sia radiazione luminosa, qualcosa di immateriale che non puoi toccare, ma che trasforma la realtà della vita, trasforma la realtà di ogni giorno, di quelli che vivono in quell'ambiente. Per cui siamo sia una cosa reale, tangibile, sia qualcosa di intangibile, non toccabile. Oggi vedremo come essere sale, o quali sono i consigli che la Bibbia ci dà di come essere sale della terra. La prossima settimana vedremo come essere luce del mondo. Chi ha seguito la settimana scorsa si ricorderà che abbiamo ascoltato Paolo in Prima Tessalonicesi che diceva queste parole, Prima Tessalonicesi 5, versetto 21. Ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Vi ricordate? Erano il sesto e il settimo passo della danza con Gesù, del tango assieme a Gesù, per chi ha sentito la settimana scorsa. Gesù ci chiama ad essere sale. Dove? Anche da casa, anche da questa sedia dove sto, anche quando io digito su questa su questo tastierino dei messaggi, devo essere sale della terra. Allora, cos'è che fa il sale? Una giusta quantità di sale esalta il sapore degli altri ingredienti. Fornisce dei sali minerali all'organismo, per cui fa bene una giusta quantità di sale nella dieta. Il sale è un conservante naturale, impedisce a cose buone come i cibi e cose preziose come i cibi di andare a male, di essere gettati via, per cui ha molteplici capacità di operare il sale. Il problema è che sui social, ma anche nel mondo reale, le persone vogliono essere sì sale, ma in una quantità tale che gli altri sapori attorno spariscono. Vogliono salare tutto quanto. Tu mangi la loro pietanza e avrai un'arsura per tutta la giornata. La tua pressione schizzerà alle stelle per quanto sale ci hanno messo. Vogliono coprire tutto invece di essere qualcosa che si aggiunge per esaltare il resto. Invece vogliono che le persone sentano soltanto il loro sapore, sale. Ora, come credenti uditori, non vogliamo provare l'arsura mortale quando leggiamo e ascoltiamo queste persone. E come credenti, dall'altra parte, come credenti insegnanti, non vogliamo che altri provino la stessa cosa, arsura. Vogliamo essere degli esaltatori di sapidità, vogliamo esaltare il sapore della vita degli altri, non coprire tutto quanto con il sale. Ma come faccio a salare la terra se sono chiuso in casa? Qui dice in seguito ci sono alcuni accorgimenti che penso ti possono aiutare sia quando ascolti, per cui sui social, ma non soltanto sui social, anche quando ascolterai di nuovo delle persone fisiche che parlano, sia quando rispondi, non soltanto sui social, ma quando torneremo liberi di poter rispondere, di poter parlare direttamente con le persone, magari a un po' di distanza e con la mascherina, ma ci parleremo di nuovo. Allora, come essere sale di Cristo? Allora, la prima cosa da riflettere è parla con grazia agli altri. E qui c'è un brano di Colossesi al versetto 6 del capitolo 4. Paolo dice:
Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ora, io posso sembrare calmo. Chi mi conosce bene sa che non lo sono. Io posso sembrare calmo e compassato quando parlo in chiesa, quando sto parlando con voi su questi video, ma chi mi conosce davvero sa che questo è uno degli aspetti su cui lotto come credente da sempre, da sempre. Col tempo ho imparato e ho vinto molte battaglie, ma la guerra è ancora aperta, perché devo sempre limitare me stesso e quando vado oltre, quando non rispetto quello che dice Paolo di parlare con grazia, allora sbaglio e pecco. È una cosa che purtroppo è comune a molti di noi. Molti di noi sono così, sia credenti sia non credenti. Non parliamo con gli altri, ma parliamo agli altri. Non scriviamo sui social con gli altri, ma scriviamo agli altri. Noi spesso urliamo le nostre opinioni. Siamo sinceri, molte volte noi urliamo le nostre opinioni all'altro, urliamo le nostre verità e non ci interessa di ascoltare quello che hanno da dirci gli altri. Paolo scrive: il vostro parlare sia sempre con grazia. Ora, con grazia in greco è charity, non so come si pronunci. Che significa, è una parola composta, en significa dentro, all'interno, e charity viene da charis, che è gioia, il cui significato cioè, di charity è essere gioioso e accogliente. Per cui, se mettiamo insieme i due concetti, dentro e essere gioioso e accogliente, Paolo ci chiede, quando parliamo agli altri e anche quando scriviamo agli altri, di scrivere e di parlare all'interno di un atteggiamento gioioso ed accogliente. Lo facciamo? Non si tratta però soltanto di ascoltare, di parlare, ma anche di ascoltare all'interno di un atteggiamento gioioso ed accogliente. Infatti, Paolo, nella seconda parte del versetto, ci dice che parlare con rispetto serve a sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ora, per essere sale della terra, ci sta dicendo Paolo, anche se non sei d'accordo con l'altro, devi accogliere le sue opinioni, fargliele esprimere, ma non essere arrabbiato, ma devi essere gioioso perché stai esprimendo le sue ragioni. Una delle persone più sagge mai vissute al mondo è stato il re Salomone. All'epoca c'erano persone che andavano da lui per chiedere, per appellarsi alla sua saggezza stupenda, alla sua saggezza enorme, quello che c'era da fare in varie situazioni. C'è chi attraversava addirittura dei deserti, la regina di Seba, che è l'attuale Etiopia, attraversò con tutta la sua servitù e tutto quanto il suo staff regale per andare a parlare con questo sommo re di una saggezza eccezionale. Sapete perché Salomone era saggio? Perché ascoltava prima di esprimere i giudizi. Perché ascoltava prima di esprimere un giudizio. Ed era un dono che non gli era venuto per caso. Non era nato in una notte come un fungo, ma era un dono che lui aveva espressamente chiesto a Dio. Infatti, se voi leggete in Prima Re al versetto 3, al capitolo 3, versetto 9, la prima parte, poi discutiamo un pochino su come è stato tradotto questo passo. A un certo punto il Signore gli dice: guarda, tu proprio mi sei gradito, Salomone, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lui, invece di chiedere ricchezze, beni, all'epoca non era ancora il Salomone che conosciamo ricchissimo, era un re in divenire, invece di chiedere tutte queste cose bellissime, chiede questa cosa. Prima Re, capitolo 3, versetto 9, la prima parte.
Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene e il male. Ora, c'è una piccola cosa da spiegare sotto questo versetto. Tutte le versioni italiane dicono che Salomone aveva chiesto un cuore intelligente. Altre versioni dicono un cuore docile. Ma un cuore intelligente sembra, ah, voglio un cuore di intelligenza, voglio essere la persona più intelligente del mondo, voglio vincere il Guinness dei primati. E docile sembra, voglio essere una persona alla, no, non fate la guerra, ma fate, la pace. E non è, in realtà Salomone aveva chiesto Shamaleb. Shamaleb significa Leb è un cuore e Shamal che ascolti con intelligenza. Shamal significa qualcosa che ascolti con intelligenza. Non che sia intelligente, ma che ascolti con intelligenza. Ora ricordo sempre che per gli ebrei la sede del ragionamento, la sede della ragione, non era la testa dove non c'era niente, c'era, come sempre dico, purea di patate, non c'era nulla, ma il ragionamento risiedeva nel cuore. Le emozioni risiedevano nelle viscere, nella pancia. Per cui quando Salomone chiedeva un cuore, lui stava pensando alla parte razionale di sé, a quella che ragionava. Per cui per Salomone era importante non avere una mente intelligente, qualcosa di cui vantarsi con gli altri, ma avere una mente che ascoltasse con intelligenza per capire gli altri. Capite la differenza? È realmente differente. Salomone stava chiedendo di avere un dono, di poter discernere le persone, quello che dicevano nel momento che loro parlavano. E questo è un dono che lui ha chiesto, è un dono che possiamo chiedere anche io e te. Se il Signore l'ha dato a Salomone, lo può dare anche a noi se facciamo se lo chiediamo. La stessa parola intelligenza in Italia viene dal verbo latino intelligere, che è l'unione di due parole, che è leggere. Leggere è l'avverbio intus, che significa leggere dentro. Intelligenza, chi è intelligente legge dentro, non legge sopra, non legge sopra, ma legge dentro quello che gli stanno dicendo. Se vuoi essere il sale della terra, se vuoi che ciò che tu dici o che scrivi agli altri esalti il sapore della loro vita e non lo copra, non gli faccia sentire l'arsura, devi ascoltare e leggere dentro l'altro. Secondo modo in cui puoi essere il sale di Cristo su questa terra. Decidi che parole piantare. Decidi che parole piantare. Sempre Salomone ha scritto più libri. Salomone, uno dei libri che ha scritto si chiama Libro di Proverbi, dove lui mette insieme una serie di massime, di proverbi, appunto, di citazioni che erano in parte sue, in parte erano citazioni provenienti dalla tradizione ebraica, e le mette tutte assieme e sono quelle che il Signore ha messo in cuore a Salomone di scrivere perché sono degli insegnamenti molto brevi che possono dare uno squarcio sulla vita al credente. In Proverbi al 18, al versetto 21, Salomone dice così: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Salomone è stato saggio. Salomone è stato saggio, ma non per tutta la vita. Attenzione, Salomone ha cominciato molto bene. Dio lo ha premiato per la sua saggezza e per la sua obbedienza, dandogli addirittura l'onore di costruire il tempio. Ma poi la sua vita ha preso una curva sbagliata. Ha sposato donne che lo hanno portato lontano da Dio, ha adorato gli idoli, sino a quando, quasi alla fine della sua esistenza, quando vecchio, scriverà il libro di Ecclesiaste, meditando e dicendo che il tutto per l'uomo è obbedire, è di conoscere le leggi di Dio e di obbedirgli. In questo proverbio Salomone non esprime giudizi, non esprime giudizi, afferma semplicemente una realtà. Se sei tu che decidi l'albero da piantare con le tue parole,
Sei tu che decidi. Se pianti parole di morte, a stagione nasceranno, avrai dei frutti di morte. Se pianti parole di vita, a stagione avrai dei frutti di vita. Bene, lui dice che chi l'ama ne mangerà i frutti. Ora, che tipo di frutti ami? Ami dei frutti di morte? O ami dei frutti di vita? Vuoi dei frutti di morte o vuoi dei frutti di vita? Secondo quello che tu pianterai, raccoglierai. Pietro sapeva quali parole piantare. In Giovanni, capitolo 6, versetto 68, dice questo: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita. Se vuoi essere sale della terra, se vuoi che ciò che dici o ciò che scrivi agli altri fornisca sali minerali per migliorare le loro vite, e non copra il sapore delle loro vite, devi piantare parole di vita, devi piantare parole di vita eterna. E dove le trovi le parole di vita eterna? Semplice, da Gesù. Da Gesù. Nel canto che abbiamo sentito di Giuseppe, c'è scritto: dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo. Tu devi donare tutto a Cristo e piantare le parole di Cristo in te per poterle piantare negli altri. Terzo modo per essere sale di Cristo: limita la quantità delle tue parole. E qui, come italiani, siamo messi male. Io per primo. Qui, come italiani, siamo messi malissimo. Salomone, sempre in Proverbi, aggiunge, Proverbi 10, versetto 19, questa è la versione della Bibbia Nuova Diodati, dice: Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è saggio. Una delle caratteristiche dei cosiddetti leoni da tastiera, delle caratteristiche principali, sono la quantità di parole che usano e la rapidità di frequenza con cui rispondono, che tu non riesci a fare un commento che loro già hanno commentato altre tre volte. Ogni cosa pur di prevalere in dialettica sull'altro. Allora, qual è il consiglio che dà Salomone? In questo proverbio molto breve ce ne sono due di consigli. Il primo riguarda la quantità di parole da usare. Attenzione, Salomone non dice di non parlare, non ti sta dicendo guarda, meglio che stai zitto, ma dice semplicemente di usare poche parole. Cosa significa questo? Ve lo dico citando un aforisma. Gli aforismi sono delle frasi famose, normalmente di persone conosciute per la loro intelligenza o per la loro comicità. Questa frase è un aforisma del filosofo, matematico, teologo e chi più ne ha più ne metta, Blaise Pascal, francese, e diceva così a una persona a cui aveva scritto una lettera: Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve. Ora può sembrare un controsenso: Mi scuso della lunghezza della lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve. Scrivere una lettera più breve. Uno suppone che ci vuole meno tempo. Può sembrare un controsenso, ma Pascal stava affermando una realtà, una cosa assolutamente vera. Per scrivere cose brevi ci serve più tempo, non meno tempo. Ci serve più tempo perché devi scegliere le parole adatte, devi scegliere bene le parole, utilizzando bene gli esempi, pensando a quello che vuoi che capisca l'altro e senza co e che i concetti importanti affoghino in un oceano di parole attorno. E questo richiede tempo. Una delle cose che io faccio sempre quando scrivo le predicazioni è di scrivere tutto quanto di getto. Poi quando ho visto che scrivo 16 pagine, dico ok, allora andiamo a togliere il superfluo. E questo mi impiega tempo, mi ci vuole molto più tempo nel tagliare le parti che non sono fondamentali e di mettere in luce le parti che sono fondamentali del fatto di aver scritto 16 pagine di predicazione. E poi diventano normalmente 4 o 5 le pagine, che sono sempre tante.
Io sono una persona notoriamente prolissa, se non mi tengo a freno posso realmente farti affogare in un mare di parole e di ripetizioni. Ora, sapete quando ho cominciato a sentire il bisogno di sintetizzare molto di più di quando sintetizzo le predicazioni? Da quando è nato Twitter. Il primo Twitter accettava soltanto 140 caratteri. Adesso ne ha raddoppiata a 280, per cui siamo un pochino più comodi. E 140 caratteri erano non le lettere, ma erano compresi spazi, apostrofi, punteggiatura. Per noi italiani una vera tortura. Prima perché essendo Twitter di origine lingua anglosassone, la lingua anglosassone è molto più concisa. Le parole sono più brevi e soprattutto la punteggiatura è messa in maniera differente, soprattutto non ci sono gli apostrofi e gli accenti. Per gli italiani 140 caratteri sono niente. Allora, dovendo twittare sui messaggi domenicali, ho dovuto cercare le parole giuste, quelle che colpiscono l'altro, che lo fanno riflettere, che gli fanno fare clic sul link della predicazione e lo interessano. Salomone suggeriva ai credenti molto prima di Twitter, ben prima di Twitter, di usare meno caratteri possibili e di pensare bene a quelli che sono importanti. Se il primo consiglio riguardava la quantità di parole da usare, il secondo riguarda la rapidità nel rispondere. Allora, la prima consiglio che ti dà Twitter, che ti dà Salomone, è di fare come su Twitter, usa poche parole. La secondo suggerimento che ti dà è quello che riguarda la rapidità della tua risposta. Salomone anche qui non ti dice di non rispondere. Attenzione. Non ti dice, guarda, lascia perdere e non rispondere, ma ti dice semplicemente di prendere tempo. Se Salomone fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe detto, ma chi si frema dal premere enter o da premere invia è saggio. Mio padre è stato un politico di professione. Fatto tutta quanta da quando aveva 20 anni a quando è morto, ha fatto politica. E di certo chi lo conosceva, chi mi sta ascoltando di Montefiascone soprattutto, sa che non aveva mio padre un carattere molto morbido e docile. E di certo non conosceva i proverbi di Salomone. Però c'era una saggezza che lo portava a dire cose che sono molto simili a quelle che diceva Salomone. E uno di questi dei consigli che mi ricordo stava su come scrivere, soprattutto quando eri arrabbiato. Il consiglio era questo: quando hai un contenzioso con qualcuno, un battibecco di qualsiasi genere, scrivi una bella lettera. Mettici dentro tutte le cose che non ti stanno bene nella maniera più forte possibile. Poi prendi la lettera e mettila in un cassetto e lasciala lì per 1 o 2 giorni. Dopo questo tempo, riapri il cassetto, rileggi la lettera e togli tutte le frasi che adesso ti sembrano un po' troppo forti e scrivila di nuovo. Rimettila nello stesso cassetto e lasciala marinare per un altri 2 o 3 giorni. Passati questi 2 o 3 giorni di marinatura della tua bella lettera, riapri il cassetto e fai con la seconda lettera la stessa cosa che hai fatto con la prima, ovvero elimina tutti i concetti e tutte le frasi che ti sembrano troppo forti e rimettila nel cassetto. Beh, se continui così per tutta la settimana, è probabile che non spedirai per niente quella lettera, o che se la spedirai sarà qualche cosa che l'altro sarà in grado di ascoltare, di accettare meglio e forse di capire anche le tue ragioni oltre che le sue. Salomone non dice che non devi parlare, ma dice che devi frenare le parole. Non devono uscire di getto. Devi mettere l'ABS alle tue labbra. Mettigli l'ABS, non le devi far uscire di corsa. Non devi affrettarti a premere questo tasto qua, Enter. Enter
Enter, stai buono, rifletti prima di battere enter o di mettere invia sulla freccetta di Twitter, di WhatsApp, di Telegram o di quant'altro. Se vuoi essere sale della terra, se vuoi essere il conservatore naturale che impedisce a cose buone, a cose preziose, come la vita del tuo prossimo, che sono cose buone e sono preziose, che gli impedisce di andare a male e di essere gettata via, per cui di non conoscere Cristo e di morire sotto condanna, devi scegliere cosa dire e non avere fretta di dire. In conclusione, ti cito una frase che diceva Steve Jobs: la creatività è semplicemente connettere le cose. Molti in questo confinamento cercano di essere creativi sul web. Tu, come credente, sei chiamata a connetterti alla parola di Dio per essere sale della terra. Fermiamoci a pregare. Grazie, Padre, che ci hai dato un libro dove tu ci dai non soltanto dei buoni consigli, ma ci dai le indicazioni che servono per seguire te. E sono indicazioni che sono realmente efficaci all'interno della vita non soltanto dei credenti, ma anche in quella dei non credenti. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, voglio imparare a parlare con grazia agli altri. Signore, voglio parlare con grazia e accogliere le opinioni degli altri, anche se non sarò d'accordo con l'altro, voglio capire la posizione da dove vengono, da dove viene quello che mi stanno dicendo. Fammeli accettare senza doverli ribattere alla rapidità più rapida possibile. Fammi meditare su quello che loro dicono, così che io possa capire e possa parlare delle parole giuste verso di loro. E Signore, io voglio decidere di piantare parole di vita. Io voglio piantare negli altri delle parole che durino, che rimangano in eterna. Io voglio piantare la tua parola negli altri quando parlo assieme a loro. Ti prego, Signore, dammi un dono di sintesi. Dammi il dono di saper limitare la quantità di parole. Fammi vedere le cose che sono necessarie e indispensabili e togli tutto quanto il resto intorno. E ti prometto, Signore, che io veglierò su di me, sul mio istinto di premere enter, di premere invia. Mediterò prima di inviare e di parlare. Mediterò su quello che sto dicendo perché io voglio dare parole che conservino e preservino gli altri e anzi gli facciano scoprire la vita eterna. Queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.